Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi è un video molto più corto, molto esplicativo di una cosa che magari voglio parlare. No, scusate, non posso vedere i miei capelli. Aspetta. Ok. A posto. Molto meglio, devo tagliarli e non mi andava di tagliarli. Ok, ricominciamo. Questo video è per chi, diciamo, si intende un minimo di powerlifting e per chi non se ne intende e vuole scoprire una cosa nuova sul powerlifting. È un mini vlog, quindi diciamo tranquillamente può interessare a tutti, come può non interessare a nessuno. Come molti di voi sapranno, sabato 14 aprile sto a Milano a fare la gara di powerlifting. È il campionato italiano FIPL, Federazione Italiana Powerlifting, che è la gara, una delle gare più importanti che ci sta in Italia. E diciamo che voglio partire dal presupposto che molti di voi non sanno la differenza tra geared e raw e la differenza tra categorie di peso. Ora lo spieghiamo. Ad esempio, tutti quelli che vedete dicono che regge meno 83, meno 73, meno 93, meno 105. C'è differenza tra i vari pesi, no? Che vuol dire che più pesi, più proporzionalmente sollevi. Anche perché il tuo corpo regge più peso, diventi più forte con più peso hai addosso. Partendo da questo presupposto, sapete che io pesavo 82 kg. 81-82 kg fino a un mese fa. E poi vi state chiedendo perché mangio come un porco. Su Instagram mi avete visto mangiare kebab, hamburger giganti, mi avete visto farli versus food. Potevo mangiare quello che mi pareva, non lo so, qualsiasi cosa mi capita a tiro. Io faccio così, no? E mangio. In tutto questo, perché lo sto facendo? Perché posso mangiare? Perché la gara meno 83 si svolge, no? Il giovedì. Il giovedì il mio team di powerlifting, il mio coach, il mio secondo coach, tutto il mio team, non ci sta. Vanno tutti di sabato, cioè tutti venerdì sera partiamo. Perché? Perché stare 4 giorni via di casa, cioè c'è chi regge il giovedì, venerdì, sabato e domenica, sono 4 giorni a Milano e c'è chi lavora, quindi può diventare complicato. Quindi mi hanno chiesto di salire a meno 93, cioè di prendere almeno 10 kg, cioè io... Parliamo, io non ingrasso facilmente, cioè per ingrassare ci metto veramente tanto. In un mese, sgarrando ogni giorno, e ho sgarrato davvero ogni giorno, ho preso a malapena 5 kg, 6. Ero arrivato a 88 e li ho ripersi subito. Cioè appena mi sono fermato un attimo ho detto, no basta, non mi ha più di mangiare, boom, 2 kg persi alla fiera Romix camminando, vabbè. Ora sono sugli 85-86. E sono salito a questa categoria, quindi già sappiate che non ho i pesi di quella categoria, cioè proprio... Già è difficile fare i pesi a meno 83, che ero quasi competitivo, ma meno 93. Poi c'è l'altra differenza, geared e raw. Per chi non lo sapesse, le gare di powerlifting sono sia geared che raw. Per esempio, a me è rivisto fare una gara raw, ricordate la gara che ho messo, ho appena aperto il canale, così come Simone ha fatto le gare raw, Simone Workout, l'avete visto fare le gare raw, Filippo D'Albero mi sembra anche. Le gare raw consistono semplicemente nell'avere solamente i polsini per la panca e per lo squat e la cinta. Basta, non hai altra attrezzatura da usare in gara. Invece la differenza nel geared è che utilizzi delle attrezzature per sollevare di più. Un esempio, la maglia della panca. La maglia della panca serve comunque, ti spinge in avanti le braccia, l'entrata per il braccio è tipo a questa altezza, quindi tu stai già qui. Per scendere ci metti tanto, metti parecchio peso e quando poi vai a risalire ti aiuta nella spinta. Questo è l'utilizzo della maglia della panca e ti fa prendere bei kg, anche 20, 30, 40 kg se la sai usare. Stessa cosa il corpetto da squat e il corpetto da stacco, comunque sono la stessa cosa. Il corpetto da stacco e il corpetto da squat sono talmente tanto stretti che ti comprimono e quando vai a fare la discesa la risalita è molto più semplice. Semplicemente ti aiutano, anche lì 20, 30, 40 kg, se sei capace anche 50 kg ti prendi. Questo. In più sullo squat ci sono le fasce da squat, queste qui. Questo fa, mi avete visto fare il video con le fasce da squat. Sarà l'unico attrezzo geared che userò io, che anche queste fanno prendere una ventina di chili. Voi direte perché non utilizzo la roba gear? Perché sono scemo, un mese fa ho detto voglio partecipare a questa gara. Però la roba geared per arrivare ci mette almeno un mese, quindi mi sarebbe arrivata oggi probabilmente e non avrei potuto allenarmi con quell'attrezzatura, sarei semplicemente morto solo indossandola. Quindi niente, gareggerò geared in una gara raw. Ho detto il contrario, gareggerò raw in una gara geared e in una categoria che non mi si addice, cioè una categoria in cui sono molto sottopeso. Cosa vuol dire questo? Che sto accampando scuse per dirvi che faccio schifo. Ho usato la scusa di spiegarvi cosa fosse il powerlifting per non farvi capire in realtà che arriverò ultimo, probabilmente dopo quelli che usciranno fuori gara, se non io stesso uscirò fuori gara. Quindi sarà questo più o meno
il da farsi, cioè io vado lì per non arrivare ultimo, però in realtà è solo soddisfazione personale, ragazzi. Per chi capisce lo sport, per chi lo conosce, fare una gara del genere e cercare di avere un buon risultato è l'obiettivo principale. Superare i miei massimali, superare i miei record. Diciamo che questo è il mio obiettivo e spero di riuscirci. Il video della gara lo avrete martedì prossimo, sì, martedì o mercoledì, il tempo che lo monto, perché ho in mente un grande, voglio fare un grande video, insomma, gli amminato dovrei incontrare parecchie persone. Quindi rimanete iscritti per vedere il video, iscrivetevi se non l'avete già fatto, lasciate like perché comunque, se, capito? Lascia like, sei bravo. E come ho già detto nello scorso video, che, ragazzi, ho fatto un video in cui vi chiedevo quali pesi avrei portato in gara e vi giuro, nessuno di voi ha azzeccato le mie entrate. Le ho anche scritte su Instagram. Ora vi sapete se qui sotto almeno uno di voi azzecca le tre entrate, non le tre alzate finali, le tre entrate. L'entrata di punk, l'entrata di squat e l'entrata di stacco. Fatemi sapere se lo indovinate, perché veramente fa ridere. Questo video è finito, però vi dico che dalla settimana prossima inizio la dieta. Perché come ho già detto, ritornerò a fare un pochino di calisthenics, cioè però ritornerò a fare powerlifting, tipo qui, no? Qui c'è il powerlifting. Qui su c'è il bodybuilding e qui su c'è il calisthenics, quindi sarà una bella scala, cioè più calisthenics meno altro, poi anche weightlifting e riporterò la rubrica 3 da 360 gradi, riporterò tutto, quindi rimanete sintonizzati, lasciate like e mi raccomando supportatemi perché questa gara avrò bisogno di tanto supporto, quindi iscrivetemi su Instagram, gli auguri sabato mi raccomando e speriamo che io non muoia sotto i pesi. Ciao!